Per te è anche un fatto che ti tocca intimamente, la tua storia, la tua biografia. Tuo padre, Pio La Torre, tornato a Palermo, il padre della legge Regnoni La Torre che individua nella ricchezza mafiosa il punto da colpire e che è il padre del 416 bis, viene assassinato il 30 aprile del 1982. Quest'anno a cavallo di queste elezioni politiche e comunali, 31 anni dalla morte di Pio, 20 anni dalla morte di Giovanni Falcone, 21 dalla morte di Giovanni Falcone, e questi anni che ci separano ci dicono come l'impegno oggi debba essere ancora più forte che prima. Sì, Carmine, perché a guardar bene ci sono delle straordinarie e drammatiche coincidenze con quanto è accaduto 21 anni fa, 31 anni fa, e disgraziatamente per la breve storia della nostra Italia democratica e repubblicana, ogni qualvolta, io non mi stanco mai di ripeterlo, ogni qualvolta le istanze di progresso ci fanno protagonisti di un grande moto di rinnovamento, come era stato in quegli anni, 92-93, grazie alle inchieste giudiziarie un'intera classe politica veniva spazzata via e l'Italia chiedeva rinnovamento, chiedeva legalità. E ogni qualvolta questo è successo, come era successo 31 anni fa, ma come era successo anche con il rapimento di Aldo Moro, e se vogliamo tornare proprio indietro, come era successo col primo grande movimento di lotta e di affrancamento da condizioni di sottosviluppo che fu il movimento contadino per l'applicazione della riforma agraria, c'è sempre stato in Italia un sistema di potere retrivo, reazionario, politico mafioso che arma la sua organizzazione criminale, il suo esercito privato, le mafie, per regolare i conti, per spazzare via quel moto, per cercare di frenarlo. Non ci riesce, per fortuna, non ci riesce, ma cerca di arrestarlo. E così è stato 20 anni fa, perché non dobbiamo dimenticarlo, che quell'afflato di cambiamento si trovò di fronte Capaci, via D'Amelio, e poi Roma, e poi Firenze, e poi Milano, una sequela di stragi che ci portò al Gattopardo, perché tutto non cambiasse, perché non cambiasse nulla. Il Gattopardo di quest'ultimo ventennio, sempre per le metafore, noi lo chiamiamo il Caimano, ma è stato il carattere della volontà di quel sistema di potere che non cambiasse nulla. Anche oggi ci troviamo in una fase del genere. Io mi auguro che questa volta l'afflato al cambiamento trionfi e che invece non si inauguri una nuova stagione di tensione. Ci sono disgraziatamente anche condizioni di crisi forti, sociali ed economiche che possono buttare benzina sul fuoco, e per questo che la vigilanza democratica, come si diceva una volta, credo che il termine rimanga sempre vario, deve essere forte. Difendiamo la nostra Costituzione, perché quel sistema di potere politico mafioso non ama la Costituzione, non ama il Parlamento, l'avversario lo elimina fisicamente. Bene, il procuratore generale chiama Roma la capitale della mafia, ed è per questo che il sindaco Marino si è impegnato, io dal mio, con un delegato antimafia, io dal punto, diciamo, di vista del consigliere, mi impegno per la costituzione di una commissione consigliere antimafia, che non è certo il luogo per fare le indagini, dice la magistratura, le forze dell'ordine che lo fanno già egregiamente, ma per alzare il livello di impermeabilità di questa che è la più importante stazione pubblica appaltante d'Italia e che si deve proteggere. E si deve proteggere da quei tentativi spesso riusciti di controllo del processo decisionale. Non dimentichiamo, sempre disgraziatamente come record, che questa città è seconda solo a Palermo per quantità di beni confiscati. Vorrei concludere con le parole di Giovanni Falcone, che diceva: la mafia, come tutti i fenomeni umani, ha avuto un suo inizio e avrà una sua fine.
La fine dipenderà da noi, quindi non voltiamoci dall'altra parte. Grazie.